Yeah.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre Santo e misericordioso, donaci di ripercorrere con fede ed amore il cammino della croce, affinché partecipi della passione di Cristo possiamo giungere con Lui alla gloria del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Il giudice del mondo, che un giorno ritornerà a giudicare tutti noi, sta lì inerme davanti al giudice terreno. Pilato sa che questo condannato è innocente, cerca il modo di liberarlo, ma il suo cuore è diviso e alla fine fa prevalere sul diritto la sua posizione, se stesso. Anche gli uomini che urlano e chiedono la morte di Gesù non sono dei malvagi incalliti, ma in quel momento subiscono l'influenza della folla. Urlano perché urlano gli altri, e così la giustizia viene calpestata per vigliaccheria. La voce sottile della coscienza viene soffocata dalle urla della folla. L'indecisione e il rispetto umano conferiscono forza e vigore al male. Ripetiamo insieme: aiutaci Signore, aiutaci Signore. A non condannare mai nessuno, ti preghiamo. Aiutaci Signore. A comprendere che non c'è giudizio più riabilitante del perdono che tutti si attendono da noi, accoglienza, conforto e comprensione, preghiamo, aiutaci Signore, ad essere capaci di sconfiggere l'odio con l'amore, ad imitare te che nella notte in cui venivi tradito hai spezzato il pane della fraternità. Ti preghiamo. Aiutaci, Signore. Signore, sei stato condannato a morte perché la paura dello sguardo altrui ha soffocato la voce della coscienza.
Accade sempre così lungo la storia che gli innocenti vengono maltrattati, condannati e uccisi. Quante volte abbiamo anche noi preferito il successo alla verità, la nostra reputazione alla giustizia. Dona forza nella nostra vita alla sottile voce della coscienza e alla tua voce. Guardaci come hai guardato Pietro dopo il suo rinnegamento. Fa che il suo sguardo penetri nelle nostre anime e indichi la direzione alla nostra vita. Te la chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Una spada fecemente, tenerissima e dolente, trapassava l'anima. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione, Gesù è caricato della croce. Gesù, condannato come sedicente re, viene deriso, ma è proprio nella derisione